Cari amici di Lai Channel Italia, buongiorno. Vi invito ad aprire oggi le vostre Bibbie nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5. Per oggi ci viene proposta la lettura del versetto 2, ma per completezza e per maggiore comprensione leggeremo anche il versetto 1. E il testo dice così: Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E adesso viene il versetto di oggi, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Questo è un altro versetto che riassume in poche ma eloquenti parole il piano della salvezza. Solo tramite Gesù Cristo abbiamo accesso alla grazia. Non esiste altro mediatore che possa vantare questo titolo. Ce lo conferma anche il testo di 1 Timoteo, capitolo 2, versetto 5. Vi è infatti un solo Dio e anche, ascoltate bene, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. In questa grazia l'Apostolo Paolo ci invita a stare saldi. Teoricamente sarebbe da sciocchi non essere saldi in una grazia di questo tipo. E in effetti succede che il male insinua dei dubbi nella nostra mente. Dubbi del tipo: sarò io meritevole di tale grazia? Sarò io degno di entrare nel regno dei cieli? Sono degno delle attenzioni che il Signore mi riserva? Certamente la risposta a queste domande è no, ma c'è sempre un ma. Diventiamo degni non per i nostri meriti, ma per i meriti di Cristo. Fratelli e sorelle, se qualcuno mi chiede: sei sicura di essere salvata? Io rispondo sì, ma solo per i meriti di Cristo. Se tentenniamo su questa risposta, allora mettiamo in dubbio l'efficacia del sacrificio di Cristo sulla croce. Ed ecco perché Paolo prosegue nel versetto dicendo: ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Il verbo vantarsi spesso ha una connotazione negativa, ma in questo caso no. Vantarsi nella speranza significa essere testimoni dell'opera salvifica di Cristo. E con questo pensiero chiedo al Signore per me e per tutti voi di non dubitare mai dell'efficacia della croce e di essere sempre dei fedeli testimoni della beata speranza. Amen.